I'm Roberto Gualtieri, the mayor of Rome. I'm thrilled to be able to present Rome's nomination for such an inspiring event as a World Expo. Sono entusiasta di poter presentare la candidatura di Roma ad un evento così stimolante come l'Esposizione Universale. Con queste parole Roberto Gualtieri espone le motivazioni che fanno di Roma la candidata ideale a ospitare Expo 2030. Da Dubai il sindaco di Roma ha presentato i quattro pilastri della candidatura italiana: storia, verde, innovazione e inclusione. Al centro del progetto romano il tema della rigenerazione urbana. Se è vero che per costruire il futuro è necessario elaborare il proprio passato, Roma non può che essere fonte di ispirazione mondiale. La zona destinata a ospitare l'Expo è stata individuata a Tor Vergata, vicino all'Ateneo Universitario. Una zona, promette Gualtieri, destinata a diventare un atelier in cui chiunque potrà contribuire a espandere un nuovo modello di sviluppo territoriale sostenibile. Un progetto futuristico affidato all'architetto di fama mondiale Carlo Ratti, che assicura di volere fare in modo che ogni mattonella utilizzata per costruire le infrastrutture dell'esposizione possa avere un'utilità per sempre. Gualtieri guarda oltre il 2030 e vuole gettare un ponte verso la prossima Agenda 2050 dell'ONU. La rigenerazione verde diventa la possibilità di interazione tra città e ambienti naturali, al fine di ridurre le emissioni e declinare in questo modo la transizione ecologica. Grazie ai fondi in arrivo dal PNRR e alle opere già previste per il Giubileo del 2025, il sindaco conta di poter mostrare al mondo nel 2030 una città che è già stata in grado di rigenerarsi. Expo 2030, nelle intenzioni dei promotori, offrirà quindi un ambiente ideale per il prosperare di idee. Non si tratterà solo di una mostra temporanea, ma di un'opportunità di vera rigenerazione urbana. Roma, e questa la scommessa della capitale, è in grado di mostrare il futuro. Ancora una volta, assicura Gualtieri, la città eterna sarà in grado di stupire il mondo.